Tu fai la guida? Sì. Allora, questa è Villa De Pasquale. Villa De Pasquale. Anno? Allora, è dell'anno dell'88. Perché nacque nell'88, quindi torno al 900. Come nacque nell'88? Allora, Giovanni Pasquale nacque nel 1888, sì, e morì nel 1964. Era un ricco e importante imprenditore. Di che cosa? Imprenditore, molto ricco. Si costruire questa villa. Allora, lo so, ebbe una figlia. Una figlia? Sì. Poi durante si arruolò alla prima guerra mondiale. Poi dirò quando tornò, si arruolò nella prima guerra mondiale. Sì, ha partecipato. Però quando tornò, sia la moglie che la figlia erano morte, perché c'era stata un'epidemia di peste. Il Giovanni De Pasquale si Una via di peste dove? In tutta Messina, in buona in parte tutta Messina. E là che c'è? Questa qua è la fabbrica. Ora rifinisco questa storia per dico. La fabbrica di che? Di essenze. Parliamo prima dell'entrata. È praticamente un cancello in ferro battuto. Sì. Dove praticamente sono presenti due ragnatele con al centro un ragno, sia da un lato che dall'altro. E invece nel lato e sopra ci sono delle rose in ferro battuto. E come è fatto? Dove è fatto quello? Qua a Messina? Sì. Delle rose in ferro battuto? E questa invece è la fabbrica di essenze? Questa qua è la fabbrica. Lì sono due cose, della quagliola, che sta del guardiano. Sì. Questa è il momento armato ed è vestita da Messoni Rossi, come ben possibile. L'entrata è tramite due cancelli in ferro battuto, questo è una dall'altro lato, però non si può entrare. E come si vede, erano presenti dei vetri. In questa parte. Poi, lì è presente, è appunto praticamente un cancello in ferro battuto che tramite delle scale portava alla distilleria, che era la quella sopra. Invece là c'era un arco dove all'interno c'erano delle caldaie. Invece lì c'erano i torchi che servivano per la seconda spremitura degli agrumi e del gelsomino per arrivare. Gelsomino? Allora, ingegnere, vediamo come che dice il Sì, anche. Chiamalo. Partiamo via un po' per fare e poi presente sempre un altro cancello in ferro battuto dove c'erano dei vetri. C'erano delle vasche che servivano per la prima spremitura del gelsomino e degli agrumi. Grazie.
dopo che accertava la regione poi sopra praticamente c'era l'ufficio di Eugenio De Pasquale e poi c'era anche un laboratorio dove sono state ritrovate tantissime boccette e contenenti delle essenze tipo fumi. Qua possiamo vedere c'erano degli attrezzi per la lavorazione. Per fare l'essenza qua. Sì. E questo che era? Delle scale, delle scale si portavano là. E poi a che ora sono? No, abbiamo suonato fino adesso, mi sono attivo riposando. Appena suonate mi chiamate. Quelli della parte di salto sono la maggior parte che siamo, no? Oltre alla loggia che ha anche delle tende. Il resto era la funaria e poi quella di c'era una stalla. Questo qui è. Comunque da notare anche quei mattoni che sono in uno stile molto particolare, diciamo. E qua invece c'era una caldaia che era collegata per esempio per la produzione delle essenze, mentre quella a mattoni rossi era una torre che serviva per far uscire il vapore. Perché tu vai? Perché non puoi? 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 Perché